Un'area di circa 15.000 metri quadri in località Marinella, nel comune di Golfo Arancia, adibita a discarica abusiva, in cui sono stati individuati rifiuti speciali e non abbandonati sul suolo in maniera incontrollata, è stata posta sotto sequestro dai militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari e dai militari della sezione operativa navale di Olbia. La discarica sorge a pochi metri dalle abitazioni e dalle attività commerciali dal mare. L'operazione di contrasto dei reati ambientali è stata condotta nell'ambito del piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, coordinato dalla Procura della Repubblica di Tempio. L'indagine è stata svolta nel periodo ottobre 2019-febbraio 2020, durante il quale i finanzieri hanno monitorato il sito sottoposto a sequestro, effettuando diversi sopralluoghi e rilievi fotografici che hanno dimostrato l'incremento dell'attività illecita perpetrata nel corso del tempo. Per questa ragione, il procuratore della Repubblica di Tempio, Gregorio Capasso, ha emesso un decreto di sequestro dell'area che risulta di proprietà di due diverse società. I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Olbia proseguiranno con le attività di indagine al fine di giungere all'individuazione del responsabile del reato di discarica abusiva, con la conseguente contestazione degli addebiti e per l'imposizione dell'onere di ripristino dello stato dei luoghi.